e sono stati una delle coppie più seguite di Uomini e Donne. Si sono conosciuti durante il dating show di Maria De Filippi. Alcuni pensavano che per il calciatore il flirt con la dama potesse essere l'ennesima storia destinata a durare poco. E invece, Ursula passo dopo passo è riuscita a conquistare il cuore di Sossio. La loro relazione dopo appena 6 mesi è stata messa a dura prova con la partecipazione a Temptation Island VIP. Si è dimostrato il farfallone visto a Uomini e Donne e dopo una serie di litigi, la dama ha deciso di mollarlo e di tornare nel programma della Queen Mary per provare a rimettersi in gioco. A questo punto Sossio ha fatto una mossa che ha spiazzato tutti. Anche lui è tornato in trasmissione per conquistare la Bernardo che in un primo momento ha provato ad ignorarlo, poi è finita di nuovo tra le sue braccia. Continua dopo la foto, Sossio e Ursula hanno proseguito la loro storia lontano dalle telecamere e hanno avuto una bimba, Bianca, nata l'11 ottobre 2019. Adesso è arrivato il momento del matrimonio e la coppia sta organizzando in maniera puntuale tutti i festeggiamenti. Lo hanno fatto sapere in una intervista a Uomini e Donne Magazine, sarà una vacanza per tutti, ha raccontato Ursula riferendosi alla location, un meraviglioso posto in Calabria nel quale lei e Sossio spesso e volentieri si rifugiano. Organizzeremo lì una grande festa, addio al celibato e al nubilato tutti insieme, con musica e divertimenti. Continua dopo la foto, sugli invitati, la coppia pure non ha dubbi, come ha raccontato nel corso della stessa intervista, abbiamo voglia di trascorrere quel giorno solo con chi condivide con noi un rapporto vivo, affetto e stima reciproca. Il numero, ancora, non è ben definito ma sarà una festa intima con massimo 50 persone. Continua dopo la foto, Ursula e Sossio hanno le idee ben chiare anche sul tipo di cerimonia per cui optare. Festa all'aperto, nel pomeriggio, per poi godere di un aperitivo al tramonto con tanto di musica e danze festose. Abbiamo già in mente chi celebrerà, visto che sarà un matrimonio civile, racconta a Uomini e Donne Magazine, spiegando che sarà il suo parroco a tenere le redini della benedizione, tanto alla coppia quanto alla piccola Bianca. Pubblicato il 19 marzo 2021 alle ore 14:37. Ultima modifica il 19 marzo 2021 alle ore 14:37.